L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta nel cuore? La maglia del amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon martedì 11 ottobre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, nonostante siano passate già diverse ore dal fischio di chiusura di Bari Entella, tra i tifosi del Bari si continua a discutere di questa partita incredibilmente pareggiata dagli uomini di Stellone. Quest'oggi continueremo ad occuparci della gara contro l'Entella, ma ci proietteremo anche su quello che potrebbe essere il futuro prossimo dei biancorossi, ma non solo, oggi ci occuperemo anche di un altro argomento di strettissima attualità. Insomma, un'altra puntata tutta da seguire. Iniziamo subito, ma prima vado a salutare il nostro Luca Deleteris. Ciao Luca. Ciao Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tifosi del Bari all'ascolto. Come sempre, linee aperte per i nostri tifosi e radioascoltatori biancorossi. Chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno, che riguarda ovviamente il momento dei biancorossi. Quello che vi chiediamo è: Bari che gioca bene, diverte, ma raccoglie poco. Siete fiduciosi per il proseguo del campionato? E allora, l'interrogativo che vi pongo: avete smaltito la rabbia per la mancata vittoria contro l'Entella? Io non ancora, e il tutto viene amplificato se guardo la classifica, perché fa veramente male vedere quella classifica, vedere il Bari lì sulla parte destra della classifica stessa, e mi chiedo: ma com'è possibile che questa squadra sia in quella posizione, vedendo anche le squadre che sono dalla parte che conta della graduatoria della Serie B. In verità non abbiamo ancora affrontato le favorite sulla carta di questo campionato, come Verona, Carpi, Frosinone, che affronteremo domenica, o lo Spezia. Ma vedendo ad esempio come ha sofferto la squadra di Pecchia contro il Brescia e come noi abbiamo messo sotto gli 11 di Brocchi al Rigamonti, mi viene facile pensare come in teoria la nostra squadra se la possa giocare anche con i top club, se vogliamo definirli così, di questo campionato. Ma tornando al Bari, è vero, giochiamo bene, ma raccogliamo poco. Però è giusto sottolineare una cosa che abbiamo anche accennato ieri. Io quello che mi chiedo è: cosa sarebbe accaduto se avessimo avuto sempre a disposizione, e ovviamente al top della forma, sia Maniero che Monachello? Perché il Bari da qualche partita sta giocando senza attaccanti. Voi immaginate il Verona senza Ganzo o Pazzini, o il Carpi senza Lasagna e Catellani. Cioè, sono squadre che comunque verrebbero penalizzate, e non poco. Il Bari ora è penalizzato perché non ha i suoi due attaccanti. Fermo restando che De Luca è una seconda punta, non è certo uno che fa gol. Ricordiamo che non segna da tempo immemore. Insomma, Luca, va bene gli errori, ok la sfortuna, ma diciamo pure che il Bari sta giocando senza attaccanti. Questo, diciamo, è un concetto che, se vogliamo, rientra nella sfortuna, visto comunque quella che è la situazione molto delicata legata agli infortuni che hanno colpito non soltanto l'attacco, ma anche un reparto molto importante come la difesa, perché sai, giocare senza Di Cesare e Moras, che è secondo me la coppia pensata ad inizio anno da Sogliano e Stellone come coppia titolare al centro della difesa, non è una cosa da poco. Sebbene, bisogna evidenziarlo, Tonucci e Capradossi in queste ultime giornate non hanno assolutamente fatto rimpiangere i due titolari, chiaramente diventa difficile poi sai gestire anche una situazione in cui vengono a mancarti 3-4 titolari. Quindi c'è da dire che, nonostante tutto, il Bari ha dimostrato di essere competitivo e di avere soprattutto una rosa che nell'arco del campionato, secondo me, potrà esprimersi al meglio proprio in ragione di questa qualità di tutti gli uomini a disposizione di Stellone. Già, è giusto dire che, insomma, la squadra che sulla carta dovrebbe essere la squadra titolare non l'abbiamo vista, perché, come hai detto tu, in difesa l'infortunio di Moras, l'infortunio di Cesare, gli esterni bassi, il solo Sabelli sta giocando con continuità, Cassani ora è fermo, da Prelà è tornato da poco, Dumbiano l'abbiamo visto proprio. A centrocampo, sugli esterni, scusate, solo ora stiamo vedendo il miglior Martigno, sembra che stia recuperando anche Furlan, Fedato, anche lui in attacco, l'abbiamo appena detto. Quindi
diciamo che non abbiamo ancora visto il vero Bari, il Bari che è stato studiato in estate e che dovrebbe competere per diciamo la vetta, diciamo così, del campionato. Quindi vediamo, e nonostante questo comunque i progressi sul piano del gioco ci sono, nonostante le assenze, nonostante le evidenti lacune, che è giusto sottolinearlo, soprattutto in fase difensiva. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. I Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita sempre prodotti surgelati di prima scelta. Ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione e i nostri gustosissimi gelati. Inoltre, una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché i Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la i Good Fidelity Card presso tutti i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. I Good Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare aggiornati su tutte le nostre promozioni e per scoprire il punto vendita più vicino. I Good Surgelati. Tanta fantasia sulla tua tavola. Bene, torniamo a noi. Vi ricordo che potete contattarci inviando messaggi o note vocali al numero 334-38-37-444, ma mi comunicano che ci sono problemi per quanto riguarda le chiamate, quindi per il momento è impossibile contattarci telefonicamente. Se verrà risolto il problema ve lo comunicherò. Intanto qualche messaggio prima di andare avanti. C'è Tommaso che ci scrive: se produci più di 30 azioni e non vinci, il rischio di demoralizzarsi è alto. Speriamo che Stellone sappia gestire la situazione. Già, questo è un pericolo che potrebbe comunque esserci, però la squadra è anche consapevole che sta facendo bene, quindi dovrebbe trovare la forza per andare avanti e continuare a giocare in questo modo. E ora apriamo un ampio spazio dedicato al nostro forum di orgogliobarese.it. Da quest'oggi lanciamo una nuova iniziativa che vedrà ancora più coinvolti gli utenti del nostro forum in questa trasmissione. Daremo infatti la possibilità agli utenti di orgogliobarese.it di diventare opinionisti per un giorno di Tanto non capirai. Partiamo oggi con Pietro, meglio conosciuto come Steven Seagal 70, sul forum di Orgoglio Barese. Ciao Pietro, benvenuto a Tanto lo capirai. Buongiorno Nicola, un saluto a Luca e a tutti i radioascoltatori. Allora Pietro, ti giro subito la domanda del sondaggio. Bari che gioca bene, diverte, ma raccoglie poco. Sei fiducioso per il proseguo di questo campionato oppure inizi a essere un po' preoccupato? Allora io sono colto da un dilemma. Meglio la squadra dell'anno scorso con Nicola che giocava sufficientemente per raccogliere tanti punti, o meglio la squadra di Stellone che gioca bene e raccoglie poco? Il cuore mi dice è meglio la squadra di Stellone, tanto i risultati prima o poi arriveranno, però forse stiamo raccogliendo un po' pochi punti. Speriamo che in seguito finalmente riusciamo a raccogliere quello che è giusto raccogliere. Cosa ti piace e cosa non va secondo te in questo Bari? Mi piace lo spirito con cui si affronta la gara, cominciamo a vedere una sorta di gioco corale, quindi di squadra, a differenza dell'anno scorso che erano giocate dei singoli, quindi prodezze dei vari Rosina. Invece quest'anno cominciamo a vedere finalmente degli schemi, dei giochi più di squadra. Ecco, da utente di orgogliobarese.it, anche a beneficio di chi ci ascolta e magari non legge il forum, chiare si respira sul nostro su Orgoglio Barese, che come sappiamo è anche un termometro della tifoseria biancorossa. C'è fiducia su questo Bari? Come possiamo sintetizzare il pensiero degli utenti in questo momento? A parte le varie vedove del nostro ex presidente, diciamo che c'è fiducia sia nella società che nello staff tecnico. Naturalmente bisogna avere pazienza, come dicevo prima, i risultati arriveranno. Ci sta ancora da sistemare qualche messa a punto, però sono molto fiducioso. Quindi vedo un aspetto molto positivo della tifoseria. Credo si aspetti tutti quanti questo cambio di marcia che molto presto arriverà. Ma il nostro buon Pietro è anche un tifoso che frequenta spesso gli allenamenti. A tal proposito, come giudichi la scelta di Stellone di annullare i ritiri? Ma
credo ci sia stato una piccola marcia indietro. A quanto pare sono stati in ritiro questo sabato. Ritengo che il ritiro, se fatto in modo positivo, abbia una certa logica. Se è stato fatto per cercare di amalgamare il gruppo, di far aumentare la tensione riguardo la partita, è una cosa fatta bene. Se poi deve essere fatta soltanto per passare una serata senza distrazioni, credo che i professionisti abbiano bisogno di queste restrizioni per fare il loro dovere. Quindi ci hai dato questa notizia, quindi pare che nell'ultima partita la squadra sia stata in ritiro. Perfetto, io ringrazio Pietro, meglio conosciuto come Steven Seagal, sul forum di orgogliobarese.it. Grazie Pietro per essere intervenuto e buona giornata. Grazie a voi, complimenti per la trasmissione, sempre belle idee le vostre. Buona giornata. Grazie Pietro, troppo buono. Bene, quindi continuiamo a dar spazio al nostro forum di orgogliobarese.it, leggendo i messaggi degli altri utenti. Il dibattito è ovviamente concentrato sul momento dei biancorossi, sul poco cinismo sottoporta e anche gli errori in difesa. Leggiamo qualche commento. C'è l'utente Terrone Barese che dice: con i due Brevilini in attacco e gli esterni che corrono di più, sembra il Bari di Ventura con Barreto e Kutuzov, perché si gioca con la palla sempre a terra e con tre passaggi si arriva in porta. Mentre l'utente Paciadom dice: analizziamo il gol preso, poi quello è un errore troppo grosso, siamo all'ABC della difesa sui calci da fermo, nessun uomo sul palo, Jacoponi libero di calciare in area piccola, non una ma ben due volte. Mentre l'utente Gastone Paperone dice: contro Lentella con Maniero dal primo minuto e in piena forma avremmo vinto. Luca, è interessante questa osservazione dell'utente. Barreto, Kutuzov come Brienza e De Luca, ci può stare il paragone? Questo è un paragone che già la settimana scorsa, con le dovute proporzioni, diciamo, era partito con Barreto Meggiorini. Diciamo che probabilmente rispetto a Barreto Meggiorini la coppia Brienza De Luca assomiglia molto di più alla coppia Barreto Kutuzov, perché Meggiorini è già più prima punta rispetto a Kutuzov, però chiaramente in questo momento penso che la capacità realizzativa di Barreto non sia paragonabile comunque a quella di De Luca, che dal punto di vista realizzativo sta dimostrando poco quest'anno, meno degli scorsi anni in cui era partito forte. Soprattutto nella prima parte della scorsa stagione aveva realizzato 7 gol, quindi quei gol di testa, ricordiamoci. Esatto, comunque un bottino consistente. In questo momento invece fatica a trovare la via del gol, e questo è un problema, perché chiaramente per quanto lui possa fare dei movimenti importanti anche per la squadra, perché anche a Brescia soprattutto mi è particolarmente piaciuta la qualità appunto dei tagli offensivi, degli smarcamenti offensivi di De Luca, in questo momento è importante comunque avere un calciatore che la butti dentro, perché il solo Brienza non penso possa bastare. Bene, leggiamo qualche altro messaggio dei nostri radioascoltatori giunto in redazione. Buongiorno a tutti, io le prove scritte le avrò anche a fine campionato, che ho sempre sostenuto e sempre sosterrò questa squadra e questo mister. Ogni giornata che passa sono sempre più fiducioso, e quest'anno, anche se non andremo in Serie A, faremo comunque un campionato importante. Se poi ci andiamo, meglio ancora. Forza Bari, questo messaggio lo scrive Gianni da Bari. Bene, per noi piccolo break, ma torniamo tra un minuto. Ed ora facciamo un esperimento. Proviamo a trasmettervi per radio il profumo delle specialità di Voglia di Pane. Pane e focacce di tutti i tipi e a tutte le ore. Rosticceria, gastronomia, salumeria di alta qualità, primi piatti, dolci da forno. Vi è arrivato? No, peccato! E allora correte in via Napoli 302 a Bari e lo sentirete. Voglia di Pane è molto di più di un semplice panificio. Focacce classiche e ripiene e su richiesta la squisita focaccia alla parmigiana, rosticceria con tutte le specialità baresi, gastronomia anche con primi piatti da asporto, salumeria con prodotti di primissima qualità, dolci da forno. Prepara ricchi buffet per compleanni e ricorrenze in genere. Effettua servizio a domicilio telefonando allo 080 574 98 85. Voglia di Pane è a Bari, in via Napoli 302. Clicca mi piace sulla pagina Facebook Voglia di Pane Bari e scopri perché
voglia di pane è la focaccia dei tifosi baresi. Bene, torniamo a noi, vi ricordo che potete inviarci messaggi o note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444. Vi ricordo il sondaggio odierno: Bari che gioca bene, diverte, ma raccoglie poco. Siete fiduciosi per il proseguo del campionato? E ora facciamo un passo indietro. Nella puntata di ieri non siamo riusciti a farvi ascoltare tutti i contributi audio preparati, e allora ascoltiamo cosa ha detto a fine gara l'uomo in più di questo Bari, vale a dire Ciccio Brienza. Tanto non capirai. È stata una partita strana per le occasioni da gol comunque create, meritavamo sicuramente la vittoria, però in questo momento non è un momento favorevole da questo punto di vista. Avevamo avuto la fortuna di andare in vantaggio subito, quindi magari mettere la partita in discesa per noi era un bene. Poi abbiamo preso un gol evitabilissimo e poi dopo non siamo riusciti a fare il secondo gol con tante occasioni create, ma le occasioni ci sono state, dobbiamo sicuramente capitalizzare di più quello che riusciamo a creare, perché non sempre si riescono a creare delle occasioni, quindi ci prepareremo per la prossima nel migliore dei modi possibili, come sempre abbiamo fatto. È una squadra che comunque che lotta e cerca di buttare tutto sul campo e di cercare di vincere la partita, e in questo momento non ci stiamo riuscendo. La saggezza e l'equilibrio di Ciccio Brienza, che ovviamente non si esalta per le sue prodezze, pensa giustamente a quello che la squadra dovrebbe raccogliere in campo. Luca, una domanda che magari molti tifosi si stanno facendo: Brienza, se non sbaglio, sono due partite che in pratica le gioca tutte 90 minuti, recupero compreso. Secondo te quanto potrebbe durare? Perché comunque ricordiamoci, ha 37 anni, secondo te potrebbe sostenere un intero campionato a questi ritmi? Ma io credo che, a prescindere da quella che sia o meno la fattibilità di questa cosa, penso che sia giusto comunque gestirlo. Io penso che comunque Stellone, nelle gare in cui magari il Bari avrà un vantaggio considerevole o comunque gare già impostate in una certa maniera, deciderà comunque di farlo riposare per evitare, a mio parere, quello che è successo l'anno scorso con un calciatore come Valiani, utilissimo nella prima parte di stagione, sempre brillante in mezzo al campo. Poi chiaramente la questione anagrafica ha certamente inciso su quello che è stato il girone di ritorno del centrocampista ancora, diciamo, nella rosa del Bari, quindi penso che comunque vada gestito. Certo, in queste giornate, nonostante i gol, ha dimostrato di stare benissimo, perché è riuscito ad essere il vero regista offensivo della squadra, collante perfetto tra i reparti, gioca praticamente a tutto campo, quindi in questo momento, sai, è difficile tenerlo fuori, a prescindere dalla questione anagrafica, quindi è giusto che si sfrutti, come dice Stellone, il momento positivo di ogni singolo, e in questo momento Brienza è, secondo me, intoccabile. E poi riesce a fare certe giocate, ne ricordo un paio di prima, quelle giocate che solo in Serie A si fanno, se non in palcoscenici ancora più importanti, quelle giocate che un calciatore di Serie B non riuscirà mai a prevedere e mai a fermare. Bene, ora due notizie importanti che dobbiamo dare. Come detto, Bari che domenica sarà di scena a Frosinone, in virtù di quello che è successo due anni fa, ricorderete i vari problemini fuori dallo stadio. L'osservatorio ha diramato nella giornata di ieri un comunicato giudicando la gara ad alto rischio, e si è determinato che per l'incontro Frosinone-Bari non è necessario il rinvio, ma dovranno essere adottate alcune misure organizzative, vale a dire la sospensione delle facilitazioni per i sostenitori ospiti previste nelle varie misure, e conseguenza la vendita dei tagliandi dei biglietti per i sostenitori ospiti solo ai sottoscrittori della tessera del tifoso. Verrà implementato il servizio di steward, verrà implementato il servizio di controllo nell'attività di prefiltraggio e filtraggio, e ci sarà uno scambio di informazioni tra le varie società interessate, e poi altre misure organizzative che verranno adottate in sede.
Quindi nessun rinvio, la partita ci sarà, però solo con tessera del tifoso alla mano, e ci saranno molti molti controlli. Quindi dobbiamo, insomma, l'invito che faccio a tutti i tifosi che si recheranno nella città laziale è di insomma, comportarsi bene e far fare ancora una volta bella figura alla tifoseria biancorossa. Un'altra notizia, si è chiusa nella giornata di domenica la campagna abbonamenti del Bari, si è chiusa con il dato ufficiale di 10.154 tessere sottoscritte, e Bari che perde dopo due anni la vetta della classifica, di questa speciale classifica degli abbonati, perché il primo posto in pratica va al Verona, che per sole 12 tessere, vale a dire 10.166, ha il primato per quanto riguarda gli abbonamenti sottoscritti. Al terzo posto invece il Cesena con 10.116 abbonamenti. Luca, battuta flash, è vero, perdiamo la vetta di questa classifica, però 10.154 abbonamenti in Serie B dopo quello che è successo l'anno scorso sono un gran bel risultato. No, sono un ottimo risultato, se consideriamo anche che quest'anno ci sono state tutte quelle problematiche che conosciamo ormai a memoria riguardanti la società, ritardi dovuti chiaramente a tutta quella questione tra Paparesta e Giancaspro, quindi un numero che secondo me è importante anche per quanto riguarda una base per i prossimi anni. L'unica cosa, leggevo qualche utente del forum che ha detto: speriamo che questa sfiga nella classifica, perché perdere, sai, di 12 tessere comunque è un dato abbastanza clamoroso, non sia la stessa che ci accompagnerà per tutta la stagione in campo, che fino a questo momento, insomma, bisogna dare ragione agli utenti del forum. Se prendiamo in prestito un'espressione di Stellone usata però per commentare la partita, rode perdere il primato per sole 12 tessere. Bene, noi ci fermiamo un attimo, ma restate con noi. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura, e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, torniamo a noi perché è arrivato il momento dell'approfondimento, ma tratteremo anche un altro argomento che ci sta particolarmente a cuore, vale a dire lo stadio San Nicola e le sue condizioni. E oggi ne parliamo con chi conosce molto bene l'impianto barese. Saluto e ringrazio per essere con noi il presidente dell'associazione Maglia Biancorossa, nonché coordinatore pugliese del CONI per Roma 2024, ex assessore, ex consigliere al comune di Bari, il dottor Mimmo Magistro. Buongiorno Mimmo, benvenuto qui a Tanto Non Capirai. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Mimmo, qualche giorno fa hai rilasciato un'intervista nella quale hai svelato una cosa che non tutti sanno. Beh, il San Nicola, lo stadio San Nicola non rispecchia il progetto di Renzo Piano e che il comune di Bari dell'epoca avrebbe voluto. Puoi spiegarci meglio? Beh, sì, diciamo, i problemi sono due. Il San Nicola è solo una parte del progetto di Renzo Piano, e comunque lo stadio non era quello che lui aveva immaginato. Diciamo che poi l'ha dovuto subire, anche se su questo stadio c'è un vincolo architettonico, perché ovviamente l'opera di Renzo Piano viene considerata un'opera artistica e quindi c'è un vincolo. Quello che aveva immaginato Renzo Piano e che noi, su cui noi avevamo dato il sostegno unanime, era stato uno stadio più piccolo, da 30.000 posti a sedere, che avrebbe ovviamente consentito agli spettatori una visione molto più bella di come è oggi, ma soprattutto oggi lo stadio San Nicola
diciamo che è bello da vedere, ma non è molto fruibile. E soprattutto è freddo per gli spettatori, è freddo d'inverno e caldo d'estate, quindi perché i meccanismi poi è diventato così enorme, per cui diciamo non è una nicchia, ma è diventata una cosa enorme. Mimmo, se fosse stato realizzato il progetto iniziale, appunto questo stadio da 30.000 posti più piccolo, credi che le cose sarebbero cambiate? Nel senso, ad oggi avremmo avuto secondo te uno stadio ancora attuale, funzionale, magari meno costoso? Certamente avremmo avuto uno stadio meno costoso sul piano della gestione ordinaria e straordinaria, e quindi diciamo la manutenzione dello stadio sarebbe costata meno di quella che costerebbe al Baricalcio o al comune. Probabilmente insomma il tifo si sarebbe sentito di più anche sulla squadra, probabilmente avrebbe anche aiutato questo un po' i risultati dalla squadra. Bisogna dire però, ecco, il risvolto della medaglia è che quelle 8 corsie realizzate allo stadio e che poi hanno costretto Renzi a rivedere il progetto, hanno consentito alla città di Bari poi di avere i giochi del Mediterraneo, di avere grandi manifestazioni di un certo livello, e lo stadio a 58.000 anziché a 38.000 hanno consentito alla città di Bari di avere la finale di Coppa Campioni 91, no? Tra Marsiglia e Belgrado. In quella occasione, perché poi molte cose si dimenticano, in quella occasione insomma Bari fu invasa da c'erano 60.000 spettatori, cioè la gente, i biglietti erano finiti già 15 giorni prima della gara, arrivarono 50 voli charter dalla Francia, arrivarono navi dalla ex Jugoslavia, quindi voglio dire, c'è stato per la città di Bari nel corso degli anni, quante volte ha giocato la nazionale italiana a Bari, non dimentichiamo che al di là del girone di qualificazione nei mondiali, Bari è stata sede poi della finale di terzo e quarto posto, quindi diciamo che ci fu imposta dalla FIDAL e dal vicepresidente Del Cone, ha avuto per certi versi un ritorno economico per la città di Bari. Ieri sera c'è stato un convegno a Bari, io ho aggiunto un'altra cosa che probabilmente ogni tanto qualcuno dimentica, ogni tanto io soprattutto su Facebook leggo di tifosi che vogliono tornare allo Stadio della Vittoria. Lo Stadio della Vittoria non si può più tornare per tutta una serie di motivi. Sì, ciao Mimmo, buongiorno. Sempre per quanto riguarda lo stadio, dicevo, è necessario comunque un accordo, un risanamento del rapporto tra la FC Bari e il Comune. Secondo te in questo momento che margini di fattibilità ci sono per un accordo tra pubblico e privato? Ma io credo che non si possa non fare un accordo, perché se non fai l'accordo col Baricalcio poi lo stadio ti rimane sullo stomaco, cioè non, lo stadio è stato fatto non per il Baricalcio ma per la squadra di vertice della città di Bari, in questo momento è quella l'unica squadra, quindi non è che ci sono a Bari, non è Torino, o che non fai l'accordo con uno fai l'accordo con l'altro. Il problema è che, come stavo spiegando, quella è la, ci, si possono, se si trova, si trovano le risorse, si può anche fare lo stadio nello stadio, non so se mi spiego, cioè si era anche ipotizzato, cioè Renzo Piano che aveva immaginato non solo lo stadio, ma lo stadio al centro di altre strutture sportive per il tempo libero, giochi per i bambini, giardini, ristorante, l'albergo, quindi era tutto un progetto che sarebbe stato attuale, diciamo. Certo, voglio dire, poi invece si è fatto la prima parte e ci si è dimenticati di tutto il resto. Diciamo oggi, che si è pensato all'immediato, non a quello che poteva essere il futuro dello stadio dopo la conclusione delle varie manifestazioni che ci sono state. Mimmo, una domanda al volo, quello che ti chiedo è che non riesco a capire. La stessa situazione di Bari si è presentata comunque a Torino, anche lì c'è stato costruito il Delle Alpi che è stato abbattuto e sulle sue ceneri è stato costruito lo Juventus Stadium.
Perché questo a Bari non è possibile? È perché non c'è la Juventus, che il Bari fattura 8 milioni di euro di pubblicità, di, lo sa, la Juventus ne fattura 300. La Juventus c'ha la Fiat alle spalle e il Bari non c'ha in questo momento, al di là dell'impegno dell'attuale presidente, non ha nessuno alle spalle. Cioè, se si volesse abbattere lo stadio, cioè, la cosa ridicola è che probabilmente per mettere a posto lo stadio San Nicola, che insomma è stato costruito ormai sono 27 anni, quindi anch'io a casa mia dopo 10-12 anni ho iniziato a rifare i muri, ho iniziato a fare il pavimento e non è stato fatto niente allo stadio San Nicola. Allora, diciamo che Renzo Piano ha dato anche una soluzione, ma per fare questa soluzione ci vogliono i soldi. Immaginare che possa essere il Bari a fare questi lavori, o che possa fare anche i lavori di intervento straordinario, non so, i petali. Sono lavori ordinari, di straordinaria amministrazione, che toccano al proprietario. Che costano troppo. Poi, il comune poi deve iniziare a pensare anche a fare due cose identiche, cioè non è possibile che il Palaflorio, che è un palazzetto fatto per lo sport, è diventato tutto tranne che per lo sport, dove chi gestisce il Palaflorio magari porta a casa per la gestione del Palaflorio 400.000 euro e il comune gli dà 48.000 euro anche. E poi invece lo Stato, che noi pensiamo di poter, io non è che voglio difendere la squadra di calcio del Bari, il Palaflorio lo sento come un fatto mio personale, perché certo, c'ero io all'inaugurazione e c'era il mio club che ci ha giocato. So, Mimmo, alla fine c'è un radioascoltatore che conclude in maniera secondo me perfetta, dice: buongiorno a tutti, buongiorno al signor Magistro, io penso che andremo in Serie A e lì il problema stadio non sussisterà perché saremo sempre in 50.000. Io con questo ringrazio l'ex assessore, l'ex consigliere al Comune di Bari, Mimmo Magistro, per essere intervenuto. Sì, Mimmo, grazie mille, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, ciao, un abbraccio. Ciao. Bene, noi ci fermiamo, linea alla regia, ma torniamo subito. La tua sicurezza in auto ha un solo nome, Colella Gomme. Da sempre il punto di riferimento per chi vuole dalla sua auto le migliori prestazioni in tutta sicurezza. I migliori pneumatici ai prezzi più bassi del mercato. Michelin, Pirelli, Colella e Kumho Direct Platinum Point. Convergenza, equilibratura, custodia e sostituzione pneumatici invernali. Meccanica leggera, centro revisione auto e moto. E oggi da Colella Gomme puoi usufruire del comodo servizio di presa e consegna auto a domicilio, così mentre sei in ufficio la tua auto verrà messa a punto. Colella Gomme è a Bari in via Aulisio Rotonda Santa Caterina, telefono 080 566 20 44. Sconti speciali e omaggi a tutti i tifosi della Bari e ascoltatori di Tanto Non Capirai. Bene, torniamo a noi, è arrivato il momento della rassegna stampa di Tanto Non Capirai. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Bari, andamento lento, è povero di punti e gol. Articolo di Franco Cirici. Giancaspro e Stellone fiduciosi sui biancorossi a quota 10, ma negli ultimi 6 campionati mai così in basso in classifica. Cambiamo giornale, Gazzetta del Mezzogiorno, articolo di Antonella Poliseno, partita stregata in stile Fantozzi e ora basta buttare via punti. Mentre poi c'è un articolo di Davide Lattanzi, il Bari è quell'incubo del gol, Tovaglieri e Bivi, ora calma, i due ex bomber, la squadra crea, la ruota prima o poi girerà. Poi un articolo di Gianni Antonucci, l'omaggio a Biagio Catalano, il Sivori del Sud, barese verace. Luca, una battuta al volo velocissima, Tovaliere e Bivi che in pratica sottoscrivono quello che dicono anche i tifosi, calma e sosteniamo questa squadra, i gol prima o poi arriveranno. Beh sì, comunque il ritorno di Maniero rappresenterà secondo me una risorsa fondamentale per il Bari e devo dire che, come sosteneva ieri qualche radioascoltatore, in questo momento la coppia Brienza-Maniero è una coppia ben assortita che secondo me può fare la differenza in qualsiasi match. Bene, per oggi è veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, a domani. Ciao Nicola, buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori.
Saluto e ringrazio anche tutti voi per averci seguito, saluto e ringrazio anche Fabio Scorcia in regia, mentre io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tanto non capirai. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.